Questo è sicuramente un video non per tutti, ma è un video che parla di conoscenza, che parla di azione, di reazione, di causa e di legge causa-effetto. Allora, l'Australian Open ha escluso Novak Djokovic. Ha ragione? Le regole, tutte le regole, boom, 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 boom. E pertanto loro dicono via, raus. Molto bene. Ma ci sono delle reazioni a volte che non sono razionali, ma sono emozionali. Tre giocatori dell'Australian Open hanno abbandonato l'Australian Open perché hanno problemi di varia natura e si suppone che sia miocardite. Fase 2. Djokovic, numero 1 al mondo. Fase 3. Djokovic, il giocatore, lo sportivo al mondo più in salute, più forte, e più che è basato sul benessere, la sua vita, tanto che è famoso per l'alimentazione, è famoso per eliminare il glutine e pertanto ha aiutato tantissime persone. Poi stiamo parlando davanti a una persona che ha dato 1 milione di euro all'ospedale di Bergamo appena uscita questa crisi. E pertanto Djokovic, anche se ha sbagliato magari nella forma sicuramente qualcosa, nella sua forma pensiero dice: io non voglio fare questa cosa. Perché noi siamo nati in un mondo libero, dobbiamo essere anime libere e in funzione della libertà dobbiamo conquistare non solo la nostra vita, ma anche i nostri doni, nonché i nostri talenti. Allora, che cosa succede? Che i tennisti sono contrari a Djokovic, molti. Però io anche ieri sera ho sentito dei numeri uno al mondo, e quando parlo di numeri uno al mondo parlo dei numeri uno, che sono incazzatissimi perché dicono: Djokovic sta facendo aprire gli occhi a molte persone, perché molte persone adesso che cosa fanno? Indagano, perché dicono: ma com'è possibile che questo qui, ma fatelo sto cosa, no? E invece no. E quindi questa lama che hanno spezzato verso Djokovic, secondo me, tornerà indietro, questo boomerang, all'ennesima potenza, e a quel punto si aprirà il vaso di Pandora e a quel punto si scopriranno veramente che ci sono delle falde, e a quel punto tutti quei tennisti che adesso magari alcuni sono contrari a Djokovic diranno: io sono con lui, lui aveva ragione, lui stava facendo di tutto per farmi capire molte cose e molte dinamiche. Tutto qui. Quindi Novak, anche se hai sbagliato, alla fine ti è andata di culo, diciamola così, no? Perché alla fine porterai la ragione, perché comunque hai ragione. Vi do una buonissima giornata, siate folli e siate più positivi che mai, e ricordiamoci: siamo liberi, siamo nati in un mondo libero, dobbiamo insegnare la libertà e dobbiamo insegnare alle nostre anime di andare a prenderci i nostri doni, nonché i nostri talenti, che vivono nella nostra fantasia, nella nostra immaginazione, ma anche nella nostra follia. Ciao.